Arriva a Caltanissetta Michele Vaira, il presidente nazionale AIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati, per salutare la nuova sezione Nissena. Un incontro avvenuto nella mattina di martedì 20 dicembre 2016 nei locali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, all'interno del Palazzo di Giustizia Nisseno. La sezione di Caltanissetta dell'AIGA è stata ricostituita il 21 novembre 2016, mentre a inizi dicembre si è svolta la prima assemblea. Diciamo che l'AIGA a livello nazionale sta lavorando su diversi temi. Uno di questi è la previdenza. Abbiamo raggiunto, grazie all'intesa col governo, la possibilità per i giovani che erano iscritti alla gestione separata INPS di ottenere il cumulo gratuito con i contributi versati con Cassa Forense. L'altro obiettivo è quello di modificare parzialmente il regime dei minimi. Così come abbiamo interesse a far partire finalmente il discorso delle specializzazioni, che per noi costituisce davvero una grande prospettiva per gli avvocati di rimanere in un mercato dove i numeri paradossalmente diciamo, costituiscono una difficoltà. Con la specializzazione invece i giovani avvocati possono trovare e mantenere una propria strada. L'altro è, diciamo, l'omogeneizzazione del regolamento specializzazioni con quello sulla disciplina dell'accesso innanzi alle magistrature superiori, il cosiddetto regolamento Cassazionisti. Un argomento molto tecnico ma molto sentito tra i giovani che per poter essere specialisti e cassazionisti oggi devono compiere due percorsi diversi ma assolutamente sovrapponibili, quindi con un dispendio enorme di energie. Lo scopo che ci siamo prefissi è quello di iniziare subito a lavorare nell'interesse della giovane avvocatura. A questo proposito abbiamo già sollecitato il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta ad effettuare una prima riflessione sui costi che i giovani avvocati e i praticanti si trovano a dover affrontare all'inizio della propria attività professionale, quindi sia per ciò che concerne l'avviamento di una nuova attività professionale che il consolidamento di un'attività professionale giovane. A questo proposito il tema è già sul tavolo del Consiglio dell'Ordine di Caltanissetta, speriamo a breve di sortire diciamo, degli effetti benefici per la giovane avvocatura in generale. Ovviamente questa non è l'unica iniziativa che noi abbiamo già intrapreso, ne abbiamo in cantiere delle altre. L'intenzione è quella di fare sentire nel territorio diciamo, un'associazione presente e attenta ai bisogni della giovane avvocatura. A questo proposito abbiamo già costituito lo sportello del praticante, che è un ufficio che svolgerà prevalentemente funzioni di orientamento per i nuovi ingressi nel mondo dell'avvocatura e abbiamo in animo di realizzare, di mettere in moto delle commissioni di lavoro con dei compiti specifici.